Buonasera, bentrovati a Terra della Val Tiberina. Siamo di nuovo a Sansepolcro per approfondire alcune tematiche politico-amministrative con gli ospiti di questa sera, che sono il consigliere comunale Mario Menichella del gruppo consigliare di Forza Italia e il consigliere comunale Fabrizio Innocenti del gruppo consigliare Borgo Nuovo. Allora, la notizia di questi giorni, che poi avrà sviluppi anche nelle prossime settimane, è quella a 2 anni e mezzo dal mandato amministrativo del sindaco Frullani, è quella del rimpasto di giunta attraverso una revisione, così come è stata presentata, diciamo, sulla stampa dal Partito Democratico, della revisione programmatica di programma. Quindi si preannuncia una sorta di rimpasto di giunta con delle modifiche, delle sostituzioni, delle redistribuzioni di deleghe. Un commento su questa. A noi con Fabrizio Borgonuovo, noi di Forza Italia, abbiamo appunto al prossimo Consiglio un'interrogazione, abbiamo posto l'interrogazione su alcune indiscrezioni giornalistiche che poi non hanno avuto una risposta ufficiale, quindi non c'è nulla di ufficiale in merito a queste notizie. E noi pensiamo però che il Consiglio Comunale sia il luogo dove il sindaco debba un po' dare ragione di queste voci e soprattutto deve anche il sindaco far valere quello che è l'interesse di tutti e non del suo partito, perché ho letto anche in questi giorni da parte del PD che a 2 anni e mezzo, in realtà sono quasi 3 anni di giunta Frullani, il partito vuole rivedere la politica, vuole rivedere i suoi uomini. Io penso che quando si sono presentati nel secondo turno al ballottaggio, alle elezioni, hanno presentato una giunta, hanno presentato un programma, e se non altro dovrebbero fare i conti anche con quello che sono i loro elettori, quindi non è un problema interno al PD. Io non so cosa sta succedendo, però so che c'è una posizione di debolezza della Frullani, senz'altro, del sindaco, perché la sua maggioranza ha perso dei pezzi e quindi può subire facilmente per un voto che può essere negato il condizionamento di personaggi, di consiglieri, di personaggi interni al partito che possono condizionarla in ogni momento, ponendo magari anche delle richieste di poltrone. Questo nuoce, e soprattutto in un settore delicato come quello della scuola, che è appunto dato attualmente all'assessore Andrea Borghesi, e insomma crea incertezza, insicurezza e poi soprattutto occorre trasparenza. Quindi noi chiediamo con Borgo Nuovo in Consiglio Comunale, speriamo che il sindaco ci dia una risposta ufficiale su queste, sempre nell'interesse della città. Ora, il suo osservatorio è una questione programmatica, insomma, così come viene posta, insomma, anche dal Partito Democratico, o è una questione di pesi, contrappesi, aggiustamenti? Ci sono delle scadenze, sono stati fatti alcuni nomi di assessori anche sui quotidiani, ad esempio, no? Ci sono delle scadenze, ad esempio c'è un assessore regionale che è arrivato al termine provinciale, c'è un'altra scadenza che riguarda un altro consigliere comunale nel CDA di Coingas. C'è addirittura chi tira in ballo persino l'ultimo nome che è stato fatto, che riguarda il rappresentante valtiberino nel CDA delle Auto Montedolio. Dal suo osservatorio, allora, è una questione di aggiustamenti, di deleghe in questo senso, o è una questione che riguarda proprio dei programmi? Io penso, sarà probabilmente, non posso rispondere, se ci sono anche prospettive nuove di programma, però senz'altro che ci sia una lotta interna, e né questo mi scandalizza, però bisogna che la cittadinanza almeno non venga così a subire ritardi nei programmi, incertezze sui riferimenti. Guardando un po' come è stata gestita la questione del layout, devo dire che appunto ho la conferma che ci possono essere questioni, richieste di poltrone,
anche in seguito alla decisione magari che è stata presa per le out, perché c'era qualche consigliere che era candidato alla presidenza, e può anche darsi che quella, diciamo, venir meno di quella candidatura, quella bocciatura, possa aver creato dei malcontenti. Però si possono fare solo ipotesi. Io non voglio nemmeno fare come Andreotti, che diceva: pensare male si sbaglia, è peccato, ma poi si azzecca. Non mi avventuro nemmeno in questo, dico solo che portiamo nella sede giusta, che appunto è il Consiglio Comunale, il dibattito. Ecco, per quanto riguarda allora il rappresentante valtiberino nel CDA delle AUT, è stata approvata dal Consiglio Comunale una mozione anche piuttosto importante che impegna proprio il sindaco anche a riportare la questione nella commissione consiliare preposta, per poi individuare un nome che sia il più condiviso possibile. E a che punto siete? Si è riunita la commissione? Ci sono sviluppi in questo senso? Perché anche il nome, per esempio, certo, che va per la maggiore, che è quello dell'avvocato Lorenzi, che è stato, certo, indicato come scelto diciamo dai sindaci valtiberini, però in realtà risulta che, a parte, non è che sia un nome poi così condiviso da tutti i sindaci valtiberini. Ma io posso dire che il sindaco si è presentata a una recente conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale per avvisare appunto che ci sarà una riunione della conferenza dei capigruppo dove si discuterà di questa nomina. Ma la nomina... io, da quello che ho capito, è che il sindaco verrà a dirci il risultato della scelta, che non è stata quindi condivisa, ma verrà comunicata prima o contemporaneamente alla comunicazione ufficiale, alla stampa, alla trasmissione di tutti gli atti, diciamo, amministrativi alla regione, verrà riportata anche in seno alla conferenza dei sindaci e alla conferenza dei capigruppo. Però il nome che è stato fatto, io non entro nel merito della persona, assolutamente, non spetta assolutamente a me, ma la procedura, ripeto, non ci ha coinvolto tutte quelle forze che politiche di maggioranza e di minoranza che si recarono a Firenze, che hanno portato alla revisione anche della scelta del governatore Rossi, che si è impegnato a nominare un candidato che fosse condiviso da tutta la Valtiberina e competente, e venne dall'azione di questi partiti, di questo, chiamiamolo, comitato di tutti i partiti, ma poi la cosa si arenò. Io, da quello che ha detto il sindaco, posso, perché c'erano testimoni, dire che risulta attualmente che i sindaci dell'Unione hanno condiviso questa scelta, questa proposta che inizialmente il sindaco aveva fatto dell'avvocato Lorenzi, e questa sembra essere la scelta. Poi dopo ce la comunicherà in sede di capigruppo, ma questa non è condivisione. Ripeto, io critico, ecco, il metodo. Diciamo, quindi il Consiglio Comunale ha dato un preciso indirizzo al sindaco, che è quindi quello di una scelta condivisa. Allora, secondo lei andrà in porto, insomma, questo nome anche secondo lei è condiviso da tutti i sindaci dell'Unione? Ma dunque, il sindaco Frullani, nell'ultimo consiglio in cui è stato discusso questo argomento, si è impegnato in base a come vogliamo dire, non a condividere, perché la scelta effettivamente l'ha fatta lei in prima persona, e personalmente posso anche dire che se a un sindaco non gli si fa fare certe scelte, penso che anche non sia neanche tanto giusto, perché se un sindaco non ha anche una facoltà di scelta, allora veramente siamo in un paese dove comandano tutti e non si va mai da nessuna parte. Sicuramente la scelta che invece ha fatto il sindaco Frullani ha creato non pochi problemi, non solo nel PD ma anche sulle liste consociate. Perché se vi ricordate, torniamo indietro di due anni fa, quando si paventava la candidatura appunto Daniela Frullani, la stessa dichiarò che non avrebbe mai accettato per diversi motivi.
ma poi alla fine accettò perché gli fu anche garantito dai vecchi, diciamo, santoni o personaggi del PD che gli avrebbero dato una sua autonomia di gestione del comune, perché effettivamente tutta la cittadinanza era un po' stanca delle solite persone, diciamo sia a destra che a sinistra, no? Quindi Daniele ha accettato, io ho pagato con la mia bocciatura questo entusiasmo rinato nel centro-sinistra, ma alla luce di questi 2 anni e mezzo quasi di trascorsi, in questo momento ritengo, anche se non sono un politico e neanche uno stratega, che Daniela sia fortemente in imbarazzo. In questo momento proprio c'è una crisi di maggioranza allargata non solo nel PD ma anche nelle altre liste, perché la scelta che apparentemente sembrerebbe gradire una certa cordata della maggioranza effettivamente ha scontentato sia questa, diciamo, la lista in comune che la lista del PD. E tant'è vero che nell'ultimo consiglio, a un certo punto verso l'una di notte, Mario Menichella mi disse: ma guarda che stasera nessuno della maggioranza dei consiglieri ha fatto un intervento a favore delle mozioni, a favore quindi del sindaco. In un primo momento abbiamo pensato che fosse un'azione di snobbare la minoranza, invece effettivamente era una, diciamo, un'azione di forza contro il sindaco, che non l'hanno difesa perché già c'era questa crisi, che in questo momento è anche accentuata. Effettivamente, come diceva il collega Mario Menichella, anch'io non voglio scendere in valutazioni alle persone, perché tra l'altro avrei appoggiato sia quello candidato precedente che di Santa Fiora, come stimo l'amico Riccardo Lorenzi, perché ci conosciamo da tempo, quindi candidato è uno di noi, uno del borgo. Sarebbe il consigliere perché, comunale Gianni Chiasserini. Sì, cioè gente del borgo, ci dividiamo durante le elezioni, ma poi fondamentalmente dovremmo prendere queste stanghe del carretto o del baroccio del Santa Fiora e separare tutti insieme. Invece si va a cercare di perdere tempo su queste bischerate. E che a quel punto questa nomina ha creato questi squilibri, e quindi il PD, quindi le vecchie figure che stavano dietro al PD una volta, stanno imponendo, cercando di mettere in tutte le maniere una persona loro gradita in giunta, e quindi ora in base alla mossa che farà Frullani potrebbe avere più o meno problemi. Io spero che prevalga sempre, anche se noi siamo l'opposizione, il nostro lavoro è limitato, che prevalga il buonsenso di andare avanti, pensare alle cose serie, perché spesso i consigli comunali sono noiosissimi perché non c'è mai un argomento interessante se non mozioni, interrogazioni, e non ci sono pratiche urbanistiche, interventi importanti per la città, si parla tutta la sera di aria fritta e la gente, tant'è vero che neanche rimane perché non c'è sostanza. Quindi quello che voglio dire è che secondo me la crisi c'è, speriamo che venga risolta velocemente, perché argomenti più importanti sono, diciamo, più importanti per la città. Bene. Le interrogazioni comunque sono utili per sapere spesso come stanno le cose e cosa succede, e le mozioni sarebbero utili quando vengono approvate, se poi come indirizzi vengono recepiti. Allora, passiamo a cose di sostanza, e quindi diciamo alle commissioni che sono iniziate. Il lavoro della commissione sta iniziando adesso, è iniziato da poco, sul regolamento urbanistico. A che punto siete? Dunque, personalmente la commissione urbanistica è stata convocata per 3 volte, 2 volte sono già trascorse, sono stato presente, la prossima ci sarà fra qualche giorno. E abbiamo visto un documento sopra il tavolo abbastanza sostanzioso, ma che non c'è stato modo di poterlo verificare per, diciamo, in questo momento, per non svelare il segreto del Pulcinella. Quindi io rispetto queste scelte, perché ci siamo stati anche noi a gestire il piano strutturale, spesso per evitare chiacchiericci è bene tenersi in casa le notizie importanti che possono riguardare la città. Però, come ho ripetuto altre volte in queste trasmissioni, sono personalmente soddisfatto del lavoro e della persona che sembra essere, perlomeno tranne il proprio
eventi eclatanti. L'architetto Gorelli e il suo staff mi sembra che stia lavorando bene, una persona di una certa età, una certa esperienza, una persona educata che esprime molto bene i concetti di cosa si può fare e di cosa non si può fare. Certamente se lo sentissero questi alcuni personaggi di Sansepolcro che erano abituati a fare le case anche in piazza, sicuramente oggi questo diventa più difficile, anche volendolo poter fare, perché la Regione Toscana ha dato una bella stretta all'occupazione del nuovo suolo e quindi dobbiamo accontentarci, anche perché in questo momento poi la crisi è abbastanza evidente, di recuperare i volumi esistenti, di fare piccoli interventi di edilizia civile. Comunque quello che noi dobbiamo ribadire come opposizione è che tutte le volte che siamo stati contattati siamo stati disponibili a dare il nostro contributo. Evidentemente non c'è stato bisogno, perché fra due mesi sono tre mesi, sono tre anni dell'insediamento e ancora secondo me siamo non tanto vicini all'adozione di questo strumento che, una volta adottato, dovrà essere pubblicato per X, sono 60-90 giorni, esattamente non me lo ricordo, osservazioni, quindi secondo me non riusciremo ad adottarlo neanche entro la fine dell'anno. E quindi denuncio appunto un grandissimo ritardo di questo strumento, che è vero che la maggioranza mi dirà ma tanto c'è crisi, ho capito, ma tanto facciamo il regolamento urbanistico, quando la crisi finirà c'è già uno strumento pronto, perché in questo momento sicuramente non c'è tanto denaro. Se si finirà, non sarà ora di cambiare questo strumento. Passati c'è anche questo. C'è anche l'aspetto dell'evoluzione normativa. Sì, cioè, questo strumento non è che arriva ormai troppo in ritardo. Diciamo, non arriva. Allora, c'è infatti una minaccia che sembra che la Regione Toscana stia per emanare una nuova legge urbanistica che creerebbe problemi non solo al comune di Sansepolcro, ma a gran parte dei comuni della Toscana, che hanno vissuto quasi tutti con varianti invece che con piani regolatori. Però bisogna che questo strumento venga fuori alla svelta, perché sono convinto che non ci sia tanto denaro circolante per grossi interventi, ma le famiglie che hanno un gruzzoletto da parte per fare ampliamenti di case esistenti, sistemazioni di vecchi edifici, diciamo agricoli, roba del genere, recupero di casolari sparsi per le campagne, ci sono. Quindi secondo me queste cose bisogna dargli le gambe immediatamente, perché attualmente potrebbero partire già lottizzazioni nuove in diversi luoghi della città, ma questo non avviene perché chiaramente c'è da investire in un primo momento in tutte le opere di urbanizzazione che devono essere fatte a carico dell'impresa esecutrice. E poi sinceramente non c'è la richiesta, ma quello che noi dobbiamo ribadire è questo veramente ritardo è clamoroso, perché anch'io devo dire che quando dopo le elezioni del 2011 ho detto vabbè, ho perso con un sindaco che di esperienza, una persona per me capace, perché non è che voglio criticare Daniela come persona, esperienza sia del comune che di provincia, pensavo che riuscisse a dare una sterzata più rapida di una persona normale come poteva essere il sottoscritto, anche se avevo avuto 5 anni di esperienza. Invece vedo che si sta arrancando su una pozzanghera e non si riesce a uscirne. Pagherà il fatto che è più un accordo che viene da fuori sul nome di Daniela Frullani? Ma io dico che c'è stato anche questo fattore, non voglio dire cose appunto contro la persona, no, lei sta facendo il sindaco, secondo me è la persona giusta nel momento giusto, perché in questo momento le difficoltà sono tante. Però ritorniamo a quello che diceva prima, dirottato un po' da fuori su Sansepolcro, sì, perché effettivamente quella crisi che riguardava il centro-sinistra. Sì, effettivamente è stato, penso che l'unica persona che poteva vincere le elezioni del 2011 di quella coalizione poteva essere secondo me solo lei, perché altrimenti avrebbe potuto vincere sia Danilo Bianchi che il sottoscritto. Lei effettivamente, appunto, con il grande curriculum che aveva alle spalle, gli appoggi del presidente della provincia, il presidente della regione e qualche agguato che ci hanno fatto a noi candidati con delle associazioni economiche, tecniche, culturali, chiaramente è riuscita a vincere abbastanza facilmente.
Quanto, secondo lei, di quello che viene e di quello che è stato attuato finora viene da prima, cioè dall'amministrazione dove lei era? Allora, il regolamento urbanistico, quello che approverà, sono tutte cose nuove che prima non potevano essere fatte, appunto perché il piano strutturale dà l'idea di uno sviluppo generico della città e quindi tutte quelle cose che dovranno essere attuate hanno bisogno di questo strumento nuovo, che comunque la programmazione di questi nuovi territori edificabili deve poter avvenire nei 5 anni successivi all'approvazione, altrimenti chi non attuerà nei 5 anni successivi le aree, queste aree possono essere tolte per ridare invece i volumi ad altre iniziative, per cui il volume complessivo che è previsto dal piano strutturale potrà essere realizzato in 3 regolamenti urbanistici, un terzo, un terzo, un terzo. L'importante, come abbiamo chiesto noi, che in questo terzo iniziale non ci sia già, diciamo, un indirizzo preciso sulle aree, ma ci sia un indirizzo su volumi, in modo tale che chi ha necessità di costruire parte per primo e deve essere avvantaggiato e non può magari sentirsi dire non puoi partire perché non era previsto. Quindi noi facciamo un terzo, mi può andare bene, però che sia libero a chi ha voglia subito di partire, perché c'è bisogno di lavoro per gli operai, c'è bisogno di lavoro per le aziende, c'è bisogno di lavoro in genere. Lei vuole fare qualche considerazione sul regolamento urbanistico? Noi condivido il giudizio, non ho nulla da aggiungere. Allora, a parte le considerazioni poi politiche, ma sul regolamento ho le stesse convinzioni dell'amico Innocenti. Allora, il consigliere comunale Mario Menichella è anche presidente della commissione paritetica bilancio, stagione di bilancio nei prossimi mesi. Ora c'è questa proroga al 30 aprile per i comuni per la rimodulazione delle aliquote della tassazione. E c'è questa situazione, diciamo, un po' capestra anche con questa discrezionalità di cui godono i comuni per quanto riguarda la determinazione delle aliquote. Che lavoro state facendo sul bilancio? La preoccupazione negli ultimi mesi per quelle che sono state anche le vicende a livello parlamentare, legislativo di tutta questa materia, mi hanno indotto a, diciamo, chiedere già dopo le festività natalizie e comunque a gennaio ho chiesto al funzionario responsabile che predisponesse una commissione, proprio perché c'è bisogno, se non altro, di chiarirsi le idee. Adesso c'è stata una prima riunione e la preoccupazione deriva da questo. Innanzitutto c'è da precisare che il Comune si vanta di non avere avuto, di non avere incrementato l'aliquota nel 2013, come alcuni comuni furbescamente hanno fatto, per poi ottenere quella diciamo imposta aggiuntiva dell'IMU sulla prima casa che si è pagata a gennaio, perché il governo si era impegnato appunto a restituire queste somme, e però per una percentuale, mi sembra il 40%, l'avrebbero dovuta pagare i cittadini, no? La mini IMU di gennaio a Sansepolcro si è pagata, perché l'IMU sulla prima casa fu stabilita con un'aliquota già maggiorata nel 2012, quindi a Sansepolcro l'hanno pagata al 4,8, l'aliquota minima era il 4, la prima casa, l'IMU sulla prima casa, sia nel 2012 che nel 2013. Nel 2013 è stata pagata a gennaio quella differenza che è stata chiamata appunto mini IMU, quindi non è vero che a Sansepolcro non si è pagata, non c'è stato questo aumento dell'aliquote come si disse nel momento di approvazione del bilancio per il 2012 e per il 2013. Quindi l'IMU si è pagata e si è pagata con un'aliquota, no, per la prima casa maggiorata al 4,8. Però questo è un primo problema, cioè i cittadini si sono trovati a pagare l'IMU a gennaio, questa mini IMU. Adesso c'è ancora un conto in sospeso con il 2012 che è la TARES, proprio in questi giorni si dice, oggi sul giornale mi sembra, che sono stati inviati gli F24, i moduli, per pagare l'ultima rata della TARES. E qui sarà, diciamo,
una sorpresa amara per alcuni, perché e le famiglie numerose e determinate attività produttive vedranno un incremento qualche volta per le attività produttive anche doppio, triplo dovranno pagare il doppio e il triplo di quello che pagavano. Questo è un primo punto. Un altro problema è questa nuova imposizione, io non parlo di imposta unica, comunale, parlo direttamente della tassazione sui servizi e della tassazione sui rifiuti. Ma sinteticamente, la tassazione sui servizi che è ancora una tassazione sulla casa, sì. Diciamoci la verità. Dicono che non è una patrimoniale, che è un'imposta sui servizi, ma non è vero, perché il metodo poi è riferimento al solito agli immobili. E quindi avremo, è vero che hanno messo un tetto, dice non dovrà comunque superare la tassazione per le seconde case, no? Quindi le seconde case avranno un IMU, TASI e l'IMU sommato. Esatto, e la somma non dovrà superare l'aliquota, la somma delle due aliquote non dovrà superare il 10,6. Ma intanto già il governo Renzi, sulla base di decisioni prese prima dal governo precedente, ha aggiunto la possibilità per i comuni di incrementare sino allo 0,8 in più, quindi si arriva all'11,4. Ecco. E poi i comuni hanno più potere. Questo da una parte potrebbe sembrare positivo, nel senso che i comuni possono decidere anche in ordine alle detrazioni per quanto riguarda sempre questa imposta da TASI, perché si vuole evitare che l'IMU sulla prima casa, perché viene pagata da tutti, no? Venga in sostanza rientri, uscita dalla porta, rientri dalla finestra sotto forma di TASI, tassa sui servizi. Allora, le detrazioni. Allora, qual è il problema secondo me? Se i comuni hanno discrezionalità, esatto. Allora si può agire sulla volontà politica. Esatto, sono due problemi. Primo, bisogna partire dalle spese. Se noi partiamo con questa impostazione, noi dobbiamo avere il gettito dell'anno scorso a tutti i costi, e siccome non ce la facciamo arrivare a quel gettito perché sono ridotti i trasferimenti eccetera, allora noi utilizzeremo questa possibilità di passare all'11,4 e quindi si incrementa la tassazione. Questa è la prima tentazione, bisogna partire dalle spese, vedere prima come si possono rimodulare, ridurre i costi, eliminare le spese inutili, ci sono ancora margini a parte quelle sul sociale e quelle obbligatorie. L'altro problema poi è la discrezionalità. Se il comune usa questo strumento, no, di poter decidere delle detrazioni in termini demagogici, che va a pesare ancora sul ceto medio, a penalizzare la proprietà, la cosiddetta rendita, noi rischiamo veramente di peggiorare la situazione. Ed è assurdo, perché la casa è diventata un peso. Oltretutto, no, prima costituiva un punto di sicurezza per le famiglie e poi spinge anche a spendere di meno, perché non sei sicuro più del patrimonio, non la puoi vendere e quindi risparmi su quel poco patrimonio liquido che hai e non spendi. Però quello che è da dire è che appunto il comune di Sansepolcro già usa in termini demagogici, io penso all'addizionale IRPEF, no? Ha introdotto la progressività. Cosa significa? Che pagano un'aliquota più alta coloro che hanno redditi più alti, ma non si va a vedere la situazione familiare. Cioè l'IRPEF, quella nazionale, è giusta da questo punto di vista, perché ti consente delle detrazioni per carichi. Tu, voglio dire, puoi guadagnare 50.000 euro e essere scapolo e guadagnare 49.000 euro, scusate, e 51.000 euro ed essere padre di 5 figlioli. Il comune non guarda questo. Tu guadagni più di 50.000, allora l'aliquota aumenta dell'addizionale. Così è successo per alcune attività produttive per quanto riguarda l'IMU, hanno messo un'aliquota altissima sull'IMU delle attività produttive riferite agli affitti, per esempio, delle banche, come se la tassa andasse poi a carico delle banche. In realtà si trovano i proprietari, no, penalizzati per una differenziazione che ha solo un carattere demagogico. Abbiamo colpito le banche. Cioè bisogna capire che il problema della casa è un problema anche non di rendita, ma un problema di rispetto innanzitutto di un diritto e poi un problema economico, perché nell'edilizia abbiamo una crisi spaventosa da quando sono state fatte, da quando la casa è diventato, come si dice oggi, il bancomat. E il comune l'esattore, voglio dire, esattore anche per i rifiuti, la TARI. E anche lì, se si deve pagare una tariffa che corrisponde al 100% dei costi e i costi, no, derivano da
gestioni di imprese che sono lontane da Sansepolcro, perché questa nuova ATO che gestisce comprende 109 comuni, 3 province e questa, non c'è più la Sogepu, ma c'è questa società di Siena, la SEI. E allora bisognerà fare in tutti i modi che i comuni, Sansepolcro per l'aspetto che riguarda, per quel che può fare Sansepolcro, si interessino dei costi, perché i costi poi vengono tutti trasferiti, no, sui cittadini, perché come la TARES, anche questa TARI, no, impone il pagamento tariffario per il peso di tutto il costo del servizio. Quindi il servizio deve essere pagato dalla cittadinanza. Ma allora vogliamo sapere cosa si può fare, cosa si sta facendo sui costi e anche sulla qualità del servizio. E sui servizi, sulla organizzazione dei servizi. In questi giorni, in effetti, questo problema era stato posto anche per alcune questioni specifiche dalla Confcommercio, abbiamo visto, per quanto riguarda problemi gravi, la raccolta dei cartoni. Che adesso è un servizio che avviene una volta a settimana, prima avveniva in modo più puntuale. Ma allora com'è possibile, cioè, un comune piccolo in questo contesto, dato sud, in questa situazione, come può fare Sansepolcro per rimettersi al livello precedente? È difficile, però io dico che nella politica oggi è tutto difficile. Ci vogliono due cose. Ci vuole passione, cioè sentire questi problemi come problemi quasi personali. Chi ha il compito di gestire l'attività amministrativa locale, il sindaco, gli assessori, la giunta e anche il consiglio, ci vuole passione e ci vuole metodo. E quindi bisogna trovare, no, studiando tutti gli aspetti, anche come acquisire forza con gli altri comuni e far valere le proprie ragioni. Ma se hai passione su queste cose, insisti, se no al primo ostacolo dici: ah, non è possibile, ci abbiamo provato. E allora, capisco che non è facile. Quindi il lavoro, perlomeno della Commissione, su una possibile revisione delle spese a livello, per quanto riguarda il bilancio previsionale 2014, verrà fatto. Poi bisognerà vedere la collaborazione dell'assessore. Certo, io appunto questa riunione della Commissione, ne seguiranno altre, perché vorrei che i consiglieri arrivassero anche preparati, noi potessimo essere un po' anche informati dai tecnici su tutti i problemi e affrontarli dovutamente. Un altro argomento importante è quello che riguarda i servizi sociosanitari. Su questo settore, che cosa c'è in preparazione? Beh, io dico solo due cose brevemente. Una riguarda l'Unione dei Comuni e una riguarda l'ospedale. Abbiamo su questo, sulla prima questione dell'Unione dei Comuni, prima ho posto una mozione ma fu bocciata. Cioè io chiedevo che si parlasse a 2 anni e mezzo, no? A più di 2 anni dalla costituzione dell'Unione dei Comuni, si facesse un bilancio, perché noi diamo come comune per il sociale più di 450.000 euro, no, all'Unione dei Comuni per la gestione di determinati servizi che riguardano l'assistenza domiciliare agli anziani, che riguardano i minori, che riguardano quindi le residenze sociali, assistite, il centro diurno. Su queste questioni sarebbe il caso che se ne parlasse in Consiglio Comunale. Questa mozione fu bocciata, il Consiglio successivo trasformai la mozione in interrogazione, ma il sindaco eluse, nel senso che in 2 minuti sbrigò la questione e praticamente evitò di rispondermi. E questo è grave e indice che ci sono problemi. Con questo io con la mozione non volevo dare, come al solito, un colpo, ferire, ma volevo dare un contributo perché il Consiglio Comunale, anche con la conoscenza dei problemi, potesse sostenere nell'azione il sindaco, che è assessore alla comunità, all'Unione dei Comuni, assessore al sociale. L'altra interrogazione riguardava l'ospedale. Non possiamo entrare nelle questioni della gestione, però noi abbiamo un ospedale rinnovato, un ospedale che probabilmente deve definire meglio la propria funzione in alcuni ambiti come la chirurgia, che sembra che si prospettino interessanti soluzioni nel settore dell'urologia, eccetera. Però abbiamo dei momenti critici. In chirurgia il primario andrà in pensione prossimamente nei prossimi giorni e poi la medicina generale soffre delle difficoltà, ha una situazione critica organizzativa che è oramai conclamata, che va affrontata e che mi sembra che ancora ad Arezzo non abbiano intenzione di affrontarla. Ecco, ci vuole anche qui una presenza forte, non solo del sindaco come azione personale sul direttore generale della USL, che usi tutte le vie, ma ci vuole anche l'unità
del Consiglio Comunale e l'unità della conferenza dei sindaci. Quindi ci vuole un maggiore attivismo, maggiore dinamismo e un progetto, perché l'ospedale è ancora anche sempre per medicina e non è stato strutturato. Noi abbiamo fatto degli investimenti, 5 milioni sono stati spesi, noi diciamo come amministrazione precedente, sono stati spesi, si vedono i risultati, ora vediamo se si trovano altri fondi per completare l'opera, c'è tutto il piano della medicina che va ristrutturato, e sempre, anche il problema antisismico. Per quanto riguarda i servizi, la sicurezza, abbiamo visto insomma, che si è, poi lei si era impegnato sulla questione della riorganizzazione della Compagnia dei Carabinieri, questa riorganizzazione o declassamento o trasformazione ateneanza, diciamo, che c'è stata della compagnia locale, e gli esiti, e tutto sommato, lo vediamo anche dalla cronaca, insomma, sono piuttosto soddisfacenti come presidio del territorio. E un commento all'indomani di questo passaggio? No, indubbiamente anche per l'età e per tanti altri motivi conosco molti, diciamo, carabinieri che operano a Sansepolcro, e devo dire che loro per primi sono rimasti molto male di questo declassamento della caserma. E quindi credo che ci sia un impegno ulteriore in questo momento, sia da parte del tenente che dei carabinieri stessi, tutti, diciamo, gli effettivi, a darsi una mano per non far sentire disagio al nostro territorio. E quindi gli va dato atto di questo grande impegno, e sicuramente piano piano avranno anche meno disponibilità di mezzi, perché presto gli hanno tolte, non so, le macchine, quelle più veloci. E quindi questo disagio c'è. Quello che possiamo dire è che effettivamente noi come Borgo Nuovo e Forza Italia facemmo un'interrogazione nel 2011 a settembre, portando a conoscenza il sindaco e il consiglio comunale che c'era questa riorganizzazione a livello nazionale delle caserme, delle capitanerie, diciamo, della compagnia dei carabinieri, tra le quali anche Sansepolcro era in quell'elenco. Ora, a dire il vero, se la vogliamo analizzare a livello generale, secondo me è una cosa che non sta in piedi, proprio all'italiana, no? Su 536 compagnie ne declassano solo due, non si capisce per fare cosa, perché alla fine della fiera gli affitti li pagano lo stesso, le strutture sono sempre quelle, quindi la famosa, il risparmio globale è veramente molto limitato. Peraltro in un territorio tipo il nostro, che è molto complesso a livello di servizio, perché siamo praticamente, lei dice, la compagnia opera bene, come ha sempre operato. Alla tenenza, certo. Adesso, però quegli elementi di criticità che aveva già evidenziato in futuro saranno maggiori, perché l'organico del personale da 36 dovrebbe passare a 23, se non a 19, quindi diminuendo, diciamo, il personale, diminuiranno anche i controlli, perché poi devono fare 4 turni in un giorno, quindi tra ferie, malattie e rotazione non ci sarà una granché disponibilità sulla strada. E tant'è vero che sono già successi, ma soprattutto sui comuni limitrofi, sono successi dei sinistri o delle violazioni, no? Tipo furti, roba del genere, che l'hanno chiamati la sera, sono presentati il giorno dopo, perché è chiaro che se da Badia chiami i carabinieri, te li mandano da Bibbiena, nonostante quest'anno c'è stato un inverno molto molto mite, non potrà essere mai l'intervento veloce come se la pattuglia partisse da Sansepolcro. Quindi chi ne subirà di più sono i territori, i comuni nostri confinanti. E devo dire che io, come ho detto in altre sedi, mi sono meravigliato che nessun sindaco in questi 2 anni fosse uscito allo scoperto per dire diamoci da fare per lasciare questa compagnia attiva a Sansepolcro. Ora forse se ne rendono conto, ma ormai, come si dice, è inutile chiudere la stalla quando i buoi non ci sono più. Si spera che in un prossimo futuro ci sia un ripensamento o ci sia un miglioramento generale dei furti o degli atti delittuosi, cosa che credo invece che per il momento non ci sarà questa prospettiva nell'immediato.
E questo quindi è quanto. Per il momento quindi io ho concluso, ringrazio gli ospiti per aver partecipato, Mario Menichella del gruppo consigliare Forza Italia, Fabrizio Innocenti del gruppo Borgo Nuovo, buonasera. Buonasera. Buonasera.